Allora, sono qua su SolidWorks e ho fatto questa, diciamo, puleggia, come vogliamo vedere, con le vazze ellittiche, naturalmente rastremate, se io adesso vado qua, rastremate solo da questa parte, mentre l'altezza, se io vado a selezionare questo, l'altezza qui, vedere perché non mi fa, vabbè, l'altezza qua costante, ok, perché avevo messo, cioè l'altezza, scusate, da qui adesso non riesco a beccarlo, comunque l'altezza questa in senso verticale costante, mentre qua e qua rastremata, e l'ho fatta senza l'uso del loft, naturalmente usando, come si vede qui, perché poi, vabbè, potrei anche unirli, però, vabbè, come si dice, il raccordo asimmetrico variabile, ellittico lineare, ok? Dunque ricordo, raccordo asimmetrico, variabile, lineare, ellittico. Naturalmente a me non dispiace il risultato, non dispiace, poi sono andato a raccordare, a mio avviso è anche interessante. Naturalmente non è facile, a mio avviso, è un po' complesso, bisogna cercare la tecnica migliore perché poi, insomma, c'è un po' di lavoro, ecco. Magari fare prima un raccordo, poi dopo, anche lì, certe volte il risultato cambia. Insomma, non è un lavoro facile, ecco. Però potrebbe essere alternativo all'uso del loft. Anche come esercizio potrebbe essere interessante. Cos'è che mi manca? Mi manca la possibilità, mentre con loft ce l'ho, devo guardare bene, non ci ho neanche pensato, a fare il vuoto all'interno della vasa, in modo poi che quando vado a sezionare in automatico uno spessore piccolissimo che poi quando io vado a stampare risulta come se fosse una linea. A questo punto si fa vedere che la vazza non deve essere sezionata. Comunque dai, non è male, certo che questo qua delle vazze è un lavoro complicato perché un conto è fare sul 2D. Io disegno, dopo se non si riesce a fare, quello è un altro discorso. Il 3D pone dobbiamo farlo, cioè, ma questo a mio avviso dal punto di vista didattico è molto utile, e poi posso andarlo a stampare con la stampante 3D, e questo ancora, o col CAM, e a questo punto è ancora più utile. Naturalmente, vabbè, questo l'idea è che una volta così deve partire dal grezzo, da fonderia, ok? Questo non è il grezzo però, cioè semplicemente le vazze, perché poi io devo avere gli angoli di spoglia, però, tranne se faccio fonderia, che faccio questo all'interno con l'anima. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.